Buongiorno ragazze, eccomi tornata in un nuovo vlogmas. Questo però sarà un vlogmas un po' diverso del solito perché è già tardi. Praticamente sto iniziando a registrare questo video e sono praticamente quasi le 6 di sera. Ebbene sì, stamattina ho lavorato fino alle 3 del pomeriggio, poi sono andata a fare un po' di spesa per comprare gli ingredienti per fare i biscotti di Natale. Oggi è il 19 dicembre, quindi ormai manca davvero pochissimo a Natale e come ogni anno voglio fare qualche biscottino natalizio. Quest'anno ho cercato una ricetta nuova su internet, dopo comunque qui sotto nell'info box vi lascio le dosi che andrò ad utilizzare, però mi sono resa conto adesso di non avere i coloranti alimentari. Al supermercato, dopo comunque vi faccio vedere tutti gli ingredienti, ho preso per fare prima in quanto oggi sono davvero KO, sono stanco, ho lavorato tanto, c'era tanta gente perché ovviamente nei negozi in questo periodo, nei centri commerciali c'è un caos totale e quindi anche un po' mal di testa. Comunque per far prima e per non preparare la ghiaccia reale, che in sostanza è la glassa che va messa sopra i biscotti per decorarli, ho preso il preparato, non sgridatemi però. Così faccio prima, non l'ho mai provato. Questo è della Paleangeli preparato per ghiaccia reale. E qui dietro c'è scritto: cioè, ti consigliano, ti dicono che volendo si possono utilizzare i coloranti alimentari. Io non li ho presi, ero convinta di averli. Invece, quelli che avevo li ho portati a casa di mia mamma e sono rimasti là. E l'unico colorante che ho è questo giallo. Però volevo fare i biscotti di Natale con il verde, con il rosso, quindi con i colori del Natale e ovviamente con il bianco. Il bianco lo posso tenere in quanto non vado ad aggiungere il colorante, quindi ho la mia decorazione bianca, ma per gli altri colori non ho né il rosso né il verde e non mi va di uscire e andare a comprarli perché non ho proprio più voglia di uscire di casa. Mi sono già messa comoda con il maglioncino, le mie pantofole, pantofole che poi sono del calzettone super morbide che sapete che utilizzo sempre qui a casa, quindi non voglio più uscire e quindi mi sa che o li decoro domani oppure domani sera, però perché domani non riesco ad andare, domani mattina a prendere i coloranti da mia mamma, quindi poi il pomeriggio lavoro tutto il giorno, quindi dalle 2 del pomeriggio lavoro fino poi alle 9 di sera. Tante di voi ancora me lo chiedono, lavoro in un centro commerciale, faccio la commessa. In questo periodo faccio tantissime ore rispetto al mio orario solito durante l'anno. E quindi domani penso di non riuscire a farlo la mattina perché la mattina sono a casa ma il pomeriggio lavoro e non credo di riuscire ad andare a recuperare i coloranti per poi andare a decorarli, quindi o li decoro domani sera oppure li decoro semplicemente con la ghiaccia reale bianca. Adesso vedo. Tutte le cose che servono per preparare i biscotti di Natale li ho già posizionati qui. In sostanza bisogna andare a preparare la pasta frolla e andare ad utilizzare le uova. Ripeto, le dosi ve le lascio qui sotto perché ancora devo andare a vedere. Comunque le uova, il burro, la farina 00, ovviamente gli stampini per realizzare i nostri biscottini, lo zucchero a velo, sono andata a comprare anche una sac à poche perché non l'avevo, il lievito per dolci e poi ho voluto aggiungere l'aroma alla vaniglia. Andrò a mettere magari mezzo tubetto. In realtà nella ricetta originale non c'è, però mi piacerebbe insomma andare a aromatizzare leggermente con un po' di vaniglia, quindi ho preso questa. E poi, come vi dicevo prima, per decorarli la ghiaccia reale. Peccato però per i coloranti, mi sono completamente dimenticata, ero convintissima di averli in casa. Vabbè, detto questo, peso tutti gli ingredienti, li preparo e poi partiamo con i biscotti di Natale. Come prima cosa vado ovviamente a recuperare la bilancia che tengo qui. Allora, facciamo un po' di spazio. Prendo un po' di bacinelle, iniziamo con questa. E vado a pesare la farina. Se non ricordo male, mi servono 280 grammi di farina, che tra l'altro ho dovuto comprare perché ero rimasta senza. Vado ad aggiungere 280 grammi di farina. Con questa dose dovrebbero uscire circa 30 biscottini.
280. Ogni volta che faccio i dolci, che uso gli ingredienti, non riesco mai, quasi mai ad essere precisa, sgarro sempre di qualche grammo, ma fa niente, 281 grammi di farina. Ok, poi devo pesare la il burro, mi servono 90 grammi di zucchero, qui abbiamo 200 grammi, quindi circa la metà. Perfetto, questo lo metto subito in frigorifero perché si sta letteralmente sciogliendo, è rimasto fuori dal frigorifero un pochettino, infatti è bello morbido. Tra l'altro alcuni consigliano, quando si fa l'impasto di pasta frolla, di far ammorbidire leggermente il burro. Invece in questa ricetta dicono di non lavorare troppo il burro perché altrimenti si scalda troppo. Ora il mio è abbastanza morbidino, quindi direi che così va bene, questo lo metto in frigorifero. Poi, fatto questo, devo aggiungere 90 grammi di zucchero a velo che metto direttamente insieme alla farina, perché tanto poi andrà mescolato tutto insieme. In questo modo sporco anche meno cose possibili. Perfetto, zucchero a velo, eccolo qua, ma forse ho qualcosa di aperto, controllo. Infatti ricordavo bene, ce l'avevo già aperto, è pochissimo, quindi non mi basta, però aggiungiamo prima questo. Sì, praticamente avevo soltanto 9 grammi, niente. Perfetto, sono stata super precisa con lo zucchero a velo. Poi, fatto questo, dicono di aggiungere anche 6 grammi di lievito per dolci. Anche quello forse ce l'ho aperto. Esatto, eccolo qui. Anche in questo caso penso sia un po' troppo poco, però non buttiamo via nulla. Poi ci mancano le uova, servono soltanto due uova, un uovo intero e un tuorlo. Come prima cosa direi di mescolare per bene i tre ingredienti secchi, sono amalgamati perfettamente, speriamo di non sporcare troppo, voilà. Direi che così può bastare, forse devo anche setacciarli, se non ricordo male perché l'ho letta velocemente prima, sì. Devo anche setacciare tutto quanto. L'unica cosa che ho per setacciare la farina è questo, quindi facciamo una cosa di questo tipo. Vado a travasare tutta la farina, qui dovrebbe starci. Sposto un attimo queste cose perché altrimenti magari non capite nulla. Le cose che non mi servono più le vado a togliere. Andiamo a setacciare tutto quanto, speriamo che escano bene. In realtà, ripeto, ogni anno faccio sempre i biscotti di Natale sotto questo periodo perché mi piace farli e sono sempre usciti comunque buoni come sapore. Fatto questo, bisogna aggiungere le uova, quindi andiamo a realizzare una conca all'interno del nostro composto per mettere le uova e il burro. Non so se da lì riuscite a vedere qualcosa. Magari sposto l'inquadratura, forse è meglio. Ho cambiato l'inquadratura così riuscite a vedere un attimo meglio. Sono andata a realizzare una specie di buco all'interno del preparato di farina, zucchero a velo e lievito. Adesso vado ad aggiungere il burro a pezzettini che si è ammorbidito tantissimo, come potete vedere. Passiamo adesso alle uova e aggiungo un uovo intero e un tuorlo. Uno.
i due. E come ultima cosa vado ad aggiungere un po' di aroma alla vaniglia. Aggiungo giusto qualche goccia. Direi che così può bastare. Ho spostato tutto così sono più comoda. Adesso vado semplicemente ad amalgamare tutti gli ingredienti. Se avete una planetaria, ovviamente potete tranquillamente, anzi senza nessun problema, utilizzare quella per fare prima e non sporcarvi tutte le mani. Io non ce l'ho, in realtà non è neanche un acquisto programmato, cioè sinceramente non ne sento l'esigenza, anche perché non faccio torte, biscotti tutti i giorni, quindi per il momento va bene così. Sono andata a ripulire il piano, così do l'ultima mano di impasto direttamente qui sul piano di lavoro perché sono molto più comoda. È comunque già bella, compatta ed omogenea, cioè guardate, è perfetta, davvero perfetta. Adesso la vado leggermente ad appiattire, la copro con un po' di pellicola e poi la lascio riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Sono davvero super soddisfatta di come è uscito. Ho ancora sulle mani il profumo d'impasto che adesso ho messo in frigorifero, starà circa una mezz'oretta, non di più perché è già praticamente ora di cena, fra poco tra l'altro arriverà anche Ste. Adesso per la ghiaccia reale, qui dicono, essendo comunque un preparato, dicono semplicemente di aggiungere l'acqua, quindi questo potrei farlo tranquillamente quando i biscotti saranno in forno durante la cottura, direi di sì. Quindi in questo lasso di tempo cosa fare se non aprire il calendario dell'avvento? Sono rimasta indietro di qualche giorno perché questa settimana, come vi dicevo prima, sono super super impegnata, non ho praticamente tempo per fare nulla, e quindi ho accumulato anche un po' di giorni del calendario che vado a recuperare nel mio studio e lo apriamo insieme. Il calendario dell'avvento è qui e si sta praticamente distruggendo perché ormai non mancano un sacco di caselline. Oggi è il 19, come vi dicevo prima, ma a me manca da aprire il 18, il 17 e il 19, tre giorni che ho recuperato, così questo lo mettiamo subito da parte. E queste sono le scatoline che andremo ad aprire oggi. Allora, partiamo dalla scatolina numero 17, ho perso il numerino, dov'è? 19, 18, 17, giusto? Corretto. Ecco qui, questa è la scatolina del giorno 17, che è leggera, quindi secondo me qui dentro c'è qualcosa di adesivo, non so perché. Che cos'è? Ah ok, questi sono dei fogli che servono per assorbire il sebo in eccesso da applicare semplicemente sul viso, quindi si possono tenere comodamente in borsa quando c'è bisogno all'occorrenza, se ne utilizza uno. Io in realtà non li utilizzo molto, però sono comunque utili, specialmente nel periodo più caldo dell'anno. Poi pacchettino, cioè scatolina numero 18, che è questa qui. E qui cosa ci sarà mai? Qualcosa a che fare con le labbra, perché dall'indizio sembrerebbe proprio un prodotto dedicato alle nostre labbra, e infatti è proprio così. Ecco qui, abbiamo un dal pack sembra quasi un, adesso ho le mani talmente ancora un pochettino unte dall'impasto che mi scivola tutto, comunque sembrerebbe essere un burro cacao colorato. Il profumo è buonissimo, oddio non riesco a descrivervelo, o meglio mi ricorda tantissimo qualcosa ma non riesco a collegare, forse ciliegia, sì, di ciliegia, ed è buonissimo il profumo. Poi
Poi passiamo alla casellina 19, la casellina di oggi. Qui cosa abbiamo? Anche qua sento qualcosa di leggero, ma non troppo. Cosa sarà mai? Cosa sarà mai? Che cos'è? Che cos'è? Cos'è questo? No, vabbè, che carino, è un mini specchietto. Uno specchietto da borsetta, adesso non riesco nemmeno ad aprirlo. Guardate che carino. E qui c'è lo specchietto vero e proprio, che adesso non riesco nemmeno a sfilare. Bene. Ok. Meno male che è di plastica. Anche perché se si fosse rotto, 7 anni di sfiga. Comunque, da questa parte c'è lo specchietto e da questa parte invece c'è questa scritta molto carina con lo sfondo azzurro. Carino, molto carino. Mi piace anche come è stato confezionato. Detto questo, spacchettamento già finito e a questo punto direi, intanto che aspetto, di riordinare la cucina e iniziare a mettere la lavastoviglie e le cose che ho utilizzato per fare l'impasto, così la cucina resta in ordine. Poi ragazzi, mi è venuta in mente una cosa, così lampo adesso mentre stavo finendo di sistemare la cucina. Sono stata da Primark e ho preso dei biscotti di Natale, mi ero completamente dimenticata. Li avevo messi nello studio perché volevo farveli vedere in un vlogmas e mi sono completamente dimenticata di questi, di questa shopper. Quindi vi faccio vedere adesso quello che ho preso da Primark 10 giorni fa, più o meno. Questo però non è assolutamente di Primark, mi dimentico completamente le cose. Avevo preso anche questa decorazione di Natale, questa stellina in legno con la rennina bianca. L'ho presa perché volevo appenderla da qualche parte qui per casa e mi sono completamente dimenticata di averla acquistata. Quindi adesso che ve l'ho fatta vedere vado a posizionarla subito da qualche parte, perché fra un po' passa il Natale e io ancora non ho messo la decorazione che ho comprato. Cioè mi dimentico le cose, mi dimentico troppo. Comunque, prima di farvi vedere i biscotti di Natale, perché non so se ve l'ho detto ma da Primark ho preso dei biscotti di Natale. Comunque, oltre a quelli, ho preso queste cannucce super, iper, mega natalizie. Adesso le apro subito. Costavano pochissimo perché le ho pagate 2 euro. In sostanza sono delle cannucce in plastica, perché sono proprio in plastica, rosse a righe, rosse bianche tipo candy cane. E sopra ci sono questi pupazzetti di gomma. Abbiamo l'omino, pan di zenzero, poi c'è la rennina carinissima, c'è Babbo Natale e c'è il pupazzo di neve. Le mie preferite sono senza dubbio l'omino di pan di zenzero e la renna, ma mi ero proprio dimenticata di averle acquistate. Meno male che adesso mi è venuto il lampo e mi sono ricordata. E poi l'altra cosa che ho preso da Primark e che adesso voglio assolutamente assaggiare insieme a voi sono questi biscotti. In realtà ho preso i biscotti perché mi piaceva troppo la confezione in latta. Cioè guardate quanto è bella forma di omino di pan di zenzero. Questa la voglio proprio utilizzare come decorazione natalizia in questi ultimi giorni. Praticamente poi terrò le decorazioni fino tipo fine gennaio, però fa niente, e poi per i prossimi anni. E all'interno ci sono dei biscotti, 300 grammi di biscotti. A volte mi rendo conto tra l'altro che parlo
stra veloce, proprio come una macchinetta, ma è più forte di me. Cioè io parlo proprio così e non riesco a volte a rendermene conto, e mi accorgo soltanto quando poi durante l'editing non capisco nemmeno io quello che ho detto, perché parlo talmente veloce, quindi cerco di andare un po' più piano. Dicevo, li ho pagati 10 euro, e non li ho ancora assaggiati, quindi adesso direi di aprirli e vediamo un po', anche perché io me li aspetto sotto forma di omino di pan di zenzero, quindi biscottini con questa forma, ma credo che questa box deluderà le mie aspettative, non so perché, ma ho questo presentimento, me li immagino tutti i classici biscotti tondi. Però vediamo un attimo. Ok, allora la confezione è questa, e poi all'interno sono confezionati in due sacchettini biscotti secchi, semplicissimi biscotti secchi. Vediamo dentro come sono, e avevo ragione, sono semplicemente dei biscotti rotondi. Sono dei classici biscotti al cacao, sono buoni, ma sono semplicissimi biscottini al cacao. La cosa che sicuramente più mi piace è la sua scatola, perché è troppo carina. Adesso porto di nuovo tutto nello studio, così facciamo i biscotti. L'impasto è ancora bello morbido e soffice. Vado a togliere la pellicola, recupero un po' di farina, così l'impasto non si attacca al tagliere. Ovviamente gli stampini, e penso di utilizzare principalmente questi, ovvero il classico, la classica forma di omino di pan di zenzero, anche se poi io in realtà non li ho fatti, non ho fatto proprio i classici biscotti omino pan di zenzero con quel sapore, ma ho preferito farli semplicemente classici con la pasta frolla normale. Comunque gli stampini che ho in realtà sono questo, una stella, un cuoricino e un altro omino pan di zenzero molto più grande. Penso di fare questi due qui, quindi elimino i cuori e le stelle, facciamo una cosa super natalizia, quindi semplicemente questi, anche perché non ho alberi, rennine, non ho niente, non li ho trovati, quindi li farò semplicemente di questa forma, tutti uguali. Ho già preparato la teglia per mettere tutti i biscotti e devo accendere il forno a 180 gradi. Vado subito. Perfetto, intanto che il forno si preriscalda prendo un po' di farina e iniziamo a stenderli. Non so l'inquadratura com'è, mi vedete bene? Boh, speriamo di sì. Non bisogna stenderla troppo, perché altrimenti poi i biscotti saranno troppo sottili e in cottura si bruceranno, quindi non vado a stenderla troppo, direi che così può decisamente bastare. E adesso arriva la parte più bella, ovvero andare a realizzare i biscottini. Eccoli qua, che belli! La prima teglia di biscotti è pronta per essere infornata. Non li voglio mettere troppo vicini l'uno con l'altro, perché poi ho paura che in cottura si attacchino, quindi li ho lasciati abbastanza distanziati. Il forno è pronto, quindi li vado a mettere per 10-12 minuti. I biscotti sono in forno ormai da più di 10 minuti, circa 12 minuti, quindi direi di toglierli perché altrimenti si bruciano, e bruciati non ci piacciono. Vediamo un po', ecco qua, si sono alzati parecchio, si sono gonfiati molto, non so se si riesce a capire da qui. Sembrano ancora indietro perché sono chiari, però non vorrei lasciarli dentro di più perché altrimenti ho paura che si brucino, e io li preferisco un attimo più morbidi. Ed eccoli qua, li ho tolti anche dalla teglia calda, così si raffreddano più velocemente.
Adesso vado a infornare un'altra teglia che tra l'altro devo finire di preparare. Ste ha voluto fare 3 stelline, gli altri li ho fatti io, non so perché, ma questi non sono usciti proprio perfetti. Ci sono un po' di imperfezioni, ma fa niente, ci fanno bene lo stesso. Adesso manca quest'ultimo pezzo di impasto. Ne usciranno ancora 5 o 6 secondo me, quindi finisco di farli e inforno anche questa seconda teglia. E siamo arrivati al momento della decorazione finale, l'ultima teglia è in forno, intanto preparo la ghiaccia reale. Siamo arrivati alla parte più divertente, la ghiaccia reale l'ho già messa all'interno di questa sac à poche usa e getta. Direi di partire sicuramente dagli occhietti, uno qui e uno qui. Ho zoomato un pochettino così riuscite a vedere un attimo meglio. Facciamo anche il sorriso, che non è proprio perfetto ma ci piace ugualmente. Non possono assolutamente mancare i 3 bottoncini, 1, 2 e 3. Non sono proprio perfetti, devo dire che tipo questo primo bottoncino ha avuto un po' di problemi, però proseguiamo. Questi sono alcuni dei biscotti decorati, adesso continuo con gli altri, comunque volevo farvi vedere un attimo da più vicino. Non sono proprio perfetti, cioè dovrei fare un po' tanto di pratica, però dai, sono simpatici. Abbiamo finito di cenare, o meglio, io ho finito di cenare, Ste sta mangiando ancora qualcosina, io non riesco a resistere, voglio assaggiare un biscottino. Eccolo qui, questo non è decorato proprio benissimo, ma assaggiamo. È morbido, non è per nulla bruciato e ha un sapore davvero buono. Sono super soddisfatta di come sono usciti. Abbiamo ufficialmente finito di cenare, di sistemare tutta la cucina. Ste è andato a fare 2 cosine, ovvero la benzina e qualcos'altro che adesso non ricordo più, quindi ne approfitto 10 minuti prima che arrivi e inizio a leggere questo libro, Il magico potere del riordino. Questo ve l'ho fatto vedere in uno dei video precedenti dedicati agli ultimi libri che ho preso, e questo è uno di quelli e voglio iniziare proprio di lui, anche perché gli altri non erano proprio libri da lettura, e quindi vediamo un po' se mi darà un po' di ispirazioni. Spero ragazzi che questo video vi sia stato di compagnia. Fatemi sapere se provate a fare i biscotti che ho fatto io questa sera e fatemi sapere come vi sono usciti. Vi mando un grandissimo bacione. Spero di riuscire a caricare altri video prima del Natale, però non sono sicura, quindi in caso vi auguro un fantastico Natale a voi e famiglia. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un bacione, a presto, ciao!